4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. E oggi in programma l'audizione del Presidente dell'Associazione Antigone, dottor Patrizio Gonnella, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito. L'odierna audizione avrà ad oggetto la presentazione del rapporto 2023 sulla situazione carceraria. Come sapete, dall'inizio dell'anno sono già 29 i suicidi in carcere. È una contabilità drammatica, ma che occorre tenere presente. La Commissione sta svolgendo una ricognizione della situazione delle carceri, in particolare sta lavorando sul tema del lavoro dei detenuti. In questo quadro, lo scorso 22 marzo, una delegazione della Commissione si è recata in visita alle case circondariali di Rebibbia, Nuovo Complesso e Rebibbia Femminile. Oggi è qui con noi Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, che dal 1991 si occupa di giustizia penale, carceri, diritti umani e prevenzione della tortura. È presente con noi anche la dottoressa Sofia Antonelli. È docente di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma III ed è esperto del Consiglio d'Europa nel monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà. Patrizio Gonnella ha un legame speciale con questa commissione, ha infatti lavorato quando era in fascia, essendo ancora molto giovane, con Ersilia Salvato, presidente del Comitato contro la pena di morte, che storicamente ha preceduto qualche anno fa l'istituzione di questa commissione. Anche per questo è davvero un piacere che sia con noi oggi. Lascio quindi la parola al dottor Gonnella, che nuovamente ringrazio per la sua disponibilità. A lei la parola. Sì, grazie per l'invito, per l'occasione, per la presentazione. È da loro che conosco il dottor Taulero, quindi è una bella circostanza. Facemmo allora un gran lavoro sulla pena di morte. Era il momento in cui si discuteva sulla moratoria universale. Allora, sono qui con la dottoressa Sofia Antonelli, a cui poi darò anche la parola, che è una nostra ricercatrice, coordina il nostro lavoro degli sportelli di informazione legale nelle carceri, nonché tutta la parte relativa a quello che noi chiamiamo un ufficio del difensore civico. Illustro molto rapidamente due parole sole per introdurre l'associazione che presiedo. Un'associazione molto antica, le sue origini diciamo risalgono al 1991 e da allora facciamo una triplice attività, così la sintetizzo, un'attività di monitoraggio diretto delle condizioni di detenzione. Siamo autorizzati, e di questo ringraziamo l'amministrazione penitenziaria della giustizia minorile, a visitare tutti gli istituti di pena per adulti e per minori e pubblichiamo periodicamente i rapporti su questo con lo scopo proprio di informare il più possibile correttamente. E un'altra parte del nostro lavoro è legata all'attività di informazione legale, contenzioso laddove necessario. Riceviamo circa fra le 30 e le 40 segnalazioni settimanali attraverso la corrispondenza da parte di tutti gli istituti penitenziari in giro per l'Italia, detenuti o loro famiglie, non sempre cose gravi, fortunatamente, in alcuni casi sì, e laddove è necessario, solo come nei casi estremi di gravissimi abusi, offriamo il nostro sostegno legale. Siamo in questo momento in circa una decina di procedimenti penali per violenze e torture negli istituti penali italiani. E una terza parte del lavoro è una parte di studio e di ricerca, perché interpretiamo il nostro lavoro con estremo rigore, almeno speriamo di farlo e di continuare a farlo, in modo tale che vogliamo ovviamente informare nel modo più corretto possibile tutti gli attori del sistema. Rapidamente, la situazione è una situazione che ovviamente abbiamo recentemente illustrato anche al Capo dello Stato, da cui siamo stati ricevuti 3 settimane fa, ed è una situazione che, così come preoccupa le istituzioni, anche noi siamo molto preoccupati, perché la vediamo, la osserviamo. Quindi, prima a partire dai numeri, parto dalla una sensazione di ritrovare situazioni di tensione
negli istituti penitenziari come mai era capitato nella mia lunga storia e conoscenza del sistema carcerario. Io ho una, diciamo, non riesco a liberarmi del carcere, sono 30 anni che ci lavoro in qualche modo e ho iniziato la mia carriera come direttore penitenziario. Un livello di tensione molto alto, si respira, non dico fra chi e con chi e perché, ma si respira un livello di tensione. Un livello di tensione dettato da una situazione molto complicata che si percepisce. E questo ovviamente necessita che si prendano, a nostro avviso, dei, diciamo, provvedimenti diretti a scioglierla, questa tensione, a ridurla, anche allo scopo di rendere molto meno faticoso, duro, il lavoro degli operatori penitenziari e in particolare della polizia penitenziaria. È un interesse congiunto. Al momento, uno sguardo iniziale numerico, sono poco più di 61.000 i detenuti nelle carceri italiane. Considerate che la capienza regolamentare ufficiale è intorno ai 51.000 posti. È una capienza regolamentare che per stessa ammissione dell'amministrazione penitenziaria, ma da anni non è un fatto recente, in realtà è una capienza più alta rispetto a quella effettiva, perché se facciamo la fotografia d'oggi ci saranno almeno 3.000 posti, noi abbiamo contati più o meno 3.000-3.500, che in realtà sono provvisoriamente inutilizzabili. Quindi sulla carta ci sono, ma in realtà nella sostanza no. E quindi questo, chiamiamolo così, sovraffollamento, in realtà è qualcosa che non riguarda 10.000 persone, ma circa 13-14.000. È chiaro che non dobbiamo immaginarci come qualcosa di ben distribuito nelle 190 carceri italiane, poi farò uno sguardo se posso anche sugli istituti penali per minori. Perché non è così che funziona, così come non funziona ovviamente in qualsiasi altra istituzione, per cui avremo e abbiamo, io per esempio adesso sono reduce da una visita stamattina a Rebibbia Penale con una lunga e positiva chiacchierata con la direzione, e lì per esempio ovviamente non c'è un tasso di affollamento, così come non c'è il tasso di affollamento in altri istituti che noi abbiamo visitato, così come non li abbiamo, tranne nell'istituto di Cagliari, in tutte le carceri sarde non c'è un tasso di affollamento. In altri luoghi invece questo tasso di affollamento diventa appunto quasi clamoroso, quindi pensiamo, noi abbiamo fatto un elenco di 20 carceri a partire dalle carceri lombarde, che sono le più affollate d'Italia, in cui si raggiungono tassi di affollamento del 200%, quindi persone che sono in, diciamo, doppia presenza rispetto a quella regolamentare, in luoghi dove ovviamente non è solamente un affollamento generico, ma è un affollamento fatto di persone che provengono da condizioni sociali e, diciamo, di estremamente vulnerabili, e quindi con cui è più difficile costruire ovviamente un dialogo e con cui è più difficile ovviamente cercare di costruire una sistemazione che non determini tensione. Immagino che ovviamente chiunque abbia fatto una visita penitenziaria più di recente a Regina Coeli può aver visto qual è diciamo, l'utenza media che si ha per esempio nei reparti di nuovi ingressi, e quindi abbiamo una grande presenza di persone che provengono dall'esterno con vulnerabilità psichiatriche, doppie diagnosi, percentualmente molto alte ormai, doppie diagnosi, poliassuntori di sostanze stupefacenti con problemi psichiatrici, e questo lo vediamo adesso anche in una fascia di popolazione straniera, cosa che prima era molto più infrequente. Sempre per dare uno sguardo, ovviamente, cosa significa, uno sguardo ai numeri, ma anche che cosa determinano questi numeri? Questi numeri determinano una grandissima difficoltà degli operatori. Una grandissima difficoltà ovviamente a far cosa? A personalizzare il loro lavoro. La legge penitenziaria prevede che il trattamento debba essere individualizzato. E ovviamente individualizzato, però, mentre cresce il numero dei detenuti, rimane stabile il numero degli operatori, anzi con i pensionamenti tende a a ridursi il rapporto numerico. È un problema sempre esistito. Però è un problema in questa fase di particolare gravità, perché è cambiata radicalmente la tipologia della popolazione detenuta.
Proprio negli ultimi 15 anni, ma adesso nell'ultimo anno, è diventato proprio esplosivo. È proprio quello che diciamo è poveri, immigrati, persone con problemi psichiatrici, costituiscono una grande maggioranza. Devo dire poi sugli immigrati, se volete facciamo una parentesi, c'è una percentuale in calo di presenza in carcere. Abbiamo nel nostro rapporto proprio di recente, quello che pubblicheremo e renderemo pubblico il 22 di aprile, gli immigrati sono adesso il 31,3% della popolazione detenuta nel loro complesso, erano il 37% qualche anno fa, diciamo. Quindi è una percentuale in calo, e in alcune nazionalità, perché poi parlare di immigrato straniero come se l'italiano che sta in carcere negli Stati Uniti viene considerato gli stranieri, beh, c'è l'italiano, c'è l'iraniano, cioè è difficile considerarli come, diciamo, un insieme unitario, però diciamo ci sono delle nazionalità dove c'è un forte calo del tasso di detenzione, in particolare la comunità rumena e la comunità albanese, mentre rimangono stabili alcune comunità che sono le più rappresentate, che sono tendenzialmente quella marocchina e tunisina. E vediamo che sono soprattutto le comunità dove è minore la presenza femminile. E diciamo che una buona politica criminale potrebbe essere quella dei ricongiungimenti familiari o comunque di un sostegno alla presenza di donne, perché le donne delinquono di meno, perché le donne in percentuale nelle nostre carceri sono il 4,2%. E questo è un fattore su cui dovremmo progressivamente pensarci, come costruire politiche criminali a partire da dati come questo. Non è un caso che alcune comunità dove la prevalenza è femminile, quella filippina per esempio, o alcune comunità come quella rumena, dove invece si stanno costruendo ricongiungimenti, diciamo hanno un tasso di detenzione anche gli uomini più basso. Anche gli uomini più basso. Sempre diciamo rispetto alle condizioni generali, ovviamente il sovraffollamento produce che si vanno a ridurre gli spazi della socialità, e questo produce tensione. In una recente visita fatta 3 settimane fa nel carcere romano di Regina Coeli, abbiamo visto come una parte delle attività dedicate alle scuole è diventato dormitorio. E questo ovviamente va a detrimento dei diritti fondamentali, e oltre che ovviamente di quella che è l'offerta scolastica, che è un'offerta doverosa. E fra l'altro noi abbiamo verificato come e scuola e università in generale, la parte educativa, ha un impatto positivo sulla recidiva, come non altro all'interno del sistema penitenziario. È più competitivo perché è di qualità. Cosa produce il sovraffollamento anche in questi termini? Quando parlavo per esempio di offerta scolastica, non solo, interrompe i percorsi, e questo crea tensione. Per esempio interrompe i percorsi perché ovviamente le carceri si affollano, i direttori sono costretti a fare trasferimenti nei territori, su sede regionale, a volte addirittura fuori dalla regione, e per esempio non pochi sono stati percentualmente i casi, noi li abbiamo contati addirittura intorno al 15-20% di persone che hanno fatto tutto lo ciclo scolastico e sono stati trasferiti senza poter fare l'esame finale e non hanno acquisito il diploma. Ho finito l'anno di studi, e questo è una perdita di soldi, perdita di occasione, è un'influenza negativa sulla sicurezza, perché ovviamente se guardiamo dal punto di vista sociale e collettivo, che se non conta noi deve essere fondamentale, cioè la sicurezza collettiva si avvantaggia da percorsi che siano percorsi riusciti di emancipazione dalla devianza. Quindi è un grosso investimento, che, anche perché molte di queste persone incontrano per la prima volta un professore in carcere, incontrano per la prima volta un maestro in carcere, incontrano per la prima volta un medico in carcere. Quella è una straordinaria occasione di presa in carico, di iniziare a ricostruire quelle biografie, e ovviamente sono percorsi complicati, ci rendiamo conto, molto difficili e non sempre riusciti, e non sempre si riesce, e però se si vuole interrompere un ciclo di circolo vizioso della devianza, come lo chiamiamo noi, è necessario interromperlo da dentro, prendendo in carico persone che altrimenti riperdi fuori, le riperdi immediatamente fuori, perché ritornano nella condizione di partenza. Ovviamente è importante il lavoro penitenziario,
Il lavoro penitenziario è importante e oggi è un lavoro principalmente, quello misurato, è un lavoro principalmente rivolto alla stessa amministrazione penitenziaria, cioè sono persone che lavorano per l'amministrazione penitenziaria all'interno di attività lavorative che non possiamo definire particolarmente professionalizzanti. Ci sono delle straordinarie eccezioni qua e là che noi vediamo anche per volontà e grande dedizione da parte di molti direttori, che costituiscono una grande avanguardia di pensiero sulla questione del carcere. Io penso che è una questione molto complessa, dove ritroviamo all'interno degli operatori penitenziari una sensibilità rispetto al tema della pena, che è una sensibilità che non sempre si ritrova nell'opinione pubblica distinta e generale. Lo vediamo anche tutte le volte che noi, per esempio, riceviamo minacce o riceviamo offese per il lavoro che facciamo, che è un lavoro sempre così semplicemente diretto a valorizzare l'articolo 27 della nostra Costituzione. All'interno di questo l'ultimo anno, perché poi ovviamente ci dobbiamo concentrare su questo, il livello di tensione è anche legato alla alcuni cambiamenti che sono avvenuti all'interno dell'organizzazione penitenziaria. Si riscontra una maggiore chiusura in alcune regioni, più ampia che non in altre, dove c'è una minore attenzione alla organizzazione della vita fuori dalla cella, perché, come noi diciamo spesso, la condanna è la condanna al carcere, non è la condanna alla cella. Il carcere deve essere un luogo, come dicono le regole penitenziarie non solo europee ma quelle stesse nostre italiane, oltre alle regole ONU, dove si costruisce una vita che il più possibile assomigli a quella ordinaria. E quindi devono essere organizzate tante attività, alcune ci sono, benemerite. Ho visto recentemente nuovamente un'attenzione del Ministro rispetto alla questione dello sport, quello va benissimo, sport e salute ha fatto tanto, devo dire, negli ultimi anni nel costruire, nell'offrire iniziative. Non sempre troviamo la stessa attenzione, e questo è quello che vorremmo segnalare qui alla Commissione diritti umani, generalizzata sul territorio, cioè il territorio risponde diversamente. Troppo il carcere legato a alle culture personali di chi ha, per esempio, che ha i vertici delle strutture penitenziarie. E invece ci si vorrebbe una sorta di regia grande che dia l'impossibilità di sottrarsi ad una idea costituzionale della pena. Questo è il punto. Abbiamo visto, per esempio, e lo riferisco perché siamo a Roma e siamo nel Lazio, troppe ingiustificate chiusure nella nostra regione. Roma è una città dove ci sono 4 carceri, uno non se lo immagina, ma sono 6 istituti penitenziari, uno per minori e 5 per adulti. E Roma è una città dove c'è sempre stata, Roma e Lazio, una grande apertura che con iniziative importanti, iniziative di apertura alla città, apertura al territorio. Ecco, noi riscontriamo in questa fase un eccesso di chiusura, fino al punto che, un eccesso anche posso dire un po' ingiustificato, fino al punto da rendere difficile il pranzo di Natale alla comunità di Sant'Egidio. E questo devo dire che un po' ci ha lasciato molto ma molto preoccupati, perché non si vede quale problema per la sicurezza potesse essere un pranzo di Natale, ovviamente con un certo numero di detenuti, chiaramente ed esclusivamente quelli indigenti. Prima di fare un focus sui suicidi, che farà la collega Sofia Antonelli, drammatico, dico che di fronte a questa situazione, quindi numeri molto alti, condizioni di vita molto complesse, personale in sofferenza, nonostante appunto la grande abnegazione, noi avremmo bisogno che dalla presa di coscienza si arrivi ad una operatività sul tema, che io potrei sintetizzare nel evitare di prendere questo è un invito, ovviamente non è più in generale, è un invito al legislatore, di guardare con cura gli effetti di ogni nuova norma penale che si introduca all'interno dell'ordinamento penale italiano, del codice penale, perché ogni norma penale produrrà un effetto a cascata sul sistema penitenziario. Siamo molto preoccupati di un disegno di legge pendente su questo tema che potrebbe produrre una vera e propria catastrofe penitenziaria in termini numerici. Detto questo,
Quindi è chiaro che c'è bisogno in questo momento, alla luce di questa presa di coscienza, alla luce della discrezionalità ovviamente dell'azione legislativa diretta ad affrontare il tema, se dovessi dirlo da osservatore esterno, ovviamente ci avremmo bisogno di ridurre la pena carceraria nella sua estensione, nella sua applicazione, cercare di usarla non per colpire tutto e tutti, ma di diversificare il sistema sanzionatorio, perché i numeri sono veramente numeri ingestibili. E se qui io sono sicuro che se avessi qui con me dei poliziotti penitenziari direbbero assolutamente la stessa cosa, perché quando li incontriamo sono disarmati nei confronti del detenuto, che non è il detenuto, io uso un termine di quando facevo il direttore carcerario, che si sa fare la galera, perché non è più quel detenuto, è un'altra figura, una figura che avrebbe bisogno di una presa in carico diversa, psicosociale, e così via. E dall'altro lato ci sarebbe bisogno ovviamente anche di riempire il carcere di iniziative culturali, di iniziative lavorative, e quindi ben venga il vostro lavoro sul lavoro, un lavoro che però debba essere qualificato, un lavoro che possa essere qualcosa che tu possa scrivere nella tua storia curriculare, perché se tu scrivi che sei uscito dal carcere e più o meno i 4/5 delle persone che lavorano dentro lavorano per l'amministrazione con incarichi che sono definiti ancora con vecchie terminologie, spesino, sopravvitto, scopino, scrivano, tutti quanti si vergognerebbero a scrivere nel proprio curriculum che io ho fatto lo scopino, spesino, sopravvitto o scrivano, e quindi bisogna invece investire come è stato nella storia penitenziaria italiana, che è una storia molto bella, molto ricca di volontariato, molto ricca di offerte professionali. Avevamo grandi industrie che avevano le loro parti delle loro attività anche in alcune carceri. Io ricordo per esempio le biciclette che venivano assemblate a Padova e così via. Quindi insomma le potenzialità ci sono, e ci sono sia le potenzialità che le professionalità, e c'è l'interesse anche del mondo scolastico e universitario, non va disincentivato. E quando noi incontriamo alcuni professori, lo dico con grande sincerità, che ci dicono: noi siamo ospitati, sentiamo che siamo tollerati, non siamo trattati come se fossimo dei dipendenti pubblici al pari di chi gestisce un carcere, questa sofferenza è una sofferenza che va considerata. Ci sono un migliaio di iscritti alle università italiane, e sarebbe importante che tutto questo divenga e venga valorizzato, perché sono delle piccole perle che vanno però lavorate bene. Cioè, se uno studente è iscritto all'università, però quello che noi abbiamo verificato nelle nostre osservazioni, poi non gli si dà la possibilità di nessun tipo di usare la tecnologia di nessun tipo per poter studiare, e i libri gli arrivano 4 mesi, 3 mesi di ritardo, sarà uno studente asino, l'avremmo detto usando una terminologia antica. Invece non è uno studente asino, è uno studente che non è messo nelle condizioni di studiare, e questo a volte, senza che non c'entri nulla la sicurezza, perché la sicurezza non c'entra. Dico una parola sui minori e do la parola a lei, un breve sguardo numerico sui suicidi. Sui minori, i minori sono la giustizia minorile. Noi abbiamo sempre detto e abbiamo sempre trovato grande attenzione da parte dell'istituzione nel Ministero della Giustizia, è una anomalia positiva italiana, di cui tutti a livello europeo siamo riconosciuti come un modello. Quindi numeri che sono sempre stati numeri bassi, e sui numeri bassi si può fare quel trattamento individualizzato, mai superati i 350-400 detenuti. Adesso siamo a 500 e abbiamo visto i materassi per terra a Torino. E quindi questo è l'effetto ovviamente, il primo effetto di alcune norme che sono state recentemente approvate nello scorso autunno. E quindi quando dico attenzione, ogni volta che c'è una norma penale, dobbiamo sapere che poi la norma penale produce un effetto. Quindi in questo momento i numeri sono più alti, con una prevalenza di ragazzi, anche se la percentuale di stranieri è rimasta la stessa, che però presenta delle problematicità serie, sono stranieri minori non accompagnati.
che diciamo si fanno il turismo penitenziario perché sono ragazzi con gravi problemi comportamentali che andrebbero diciamo presi in carico in un altro modo, perché non, il poliziotto che può fare con un ragazzo che ha avuto un percorso molto complicato, tra l'altro solo, 15 anni, 16 anni, quindi potete immaginare, io sono padre di 3 figli, di cui 2 di quell'età, e quindi non saprei che, cioè mi rendo conto, quindi soli, iniziano, si comportano male nel carcere di Torino, vanno a quello di Milano, Milano poi lo manda a Bologna, Bologna lo manda in Sardegna, Sardegna lo manda in Sicilia, gira, e poi a 18 anni va a finire agli adulti, e agli adulti inizia una carriera deviante, vera, e questo è ovviamente un fallimento per tutti noi. Quindi dobbiamo preservarlo quel modello, perché è un modello invece straordinario, dove abbiamo anche lì direttori, poliziotti, educatori che costituiscono una avanguardia nella nostra pubblica amministrazione. Sofia, se vuoi aggiungere sui suicidi, che, diciamo, su cui lei ha fatto un lavoro di ricerca recente. Sì, allora appunto, come diceva il professor Gonnella, a breve pubblicheremo il nostro prossimo rapporto, che sarà appunto intitolato Nodo alla gola, per appunto richiamare l'attenzione. Sì. Ok, grazie. L'attenzione su quello che sta accadendo, e quello che sta accadendo è una vera e propria emergenza suicidi in carcere, sta accadendo da qualche anno. Parliamo di emergenza perché non si è mai registrata una crescita, un numero così alto di suicidi prima. Nel 2022 sono stati 84 i suicidi in carcere ed è il numero più alto di sempre, sia in termini assoluti che in termini relativi, quindi mettendo in relazione proprio i casi di suicidi con la popolazione detenuta media nel corso dell'anno. Il 2022, 84 suicidi. Se mettiamo in paragone questo tasso di suicidi in carcere con quello della società libera, vediamo che in carcere ci si toglie la vita 23 volte di più rispetto a quanto non avvenga fuori. Questo nel 2022. Nel 2023 i suicidi sono stati sempre tantissimi, 69, un numero molto alto, e nel 2024 sono stati già 29, come si diceva poco fa, l'ultimo di pochi giorni fa a Vibo Valentia. Questo vuol dire praticamente un suicidio ogni 3 giorni. Quindi, tornando al 24, abbiamo detto 29 suicidi. Pensate che nel 2022, quindi l'anno record, tra gennaio ed aprile erano stati 20, ora siamo a 29. Vuol dire che se continuiamo di questo passo rischiamo di superare il record tragico del 2022. Allora, adesso proverò ovviamente a sintetizzare con qualche numero, ovviamente è un tema molto delicato e non vogliamo banalizzare semplicemente raccontando numeri, però ci danno insomma un'idea del fenomeno che sta avvenendo. Si tratta principalmente di biografie che raccontano persone con grande marginalità, grande sofferenza, molte persone straniere, persone con patologie psichiatriche, persone con percorsi di tossicodipendenza, alcune si trovavano in carcere da pochissimo tempo, alcune erano prossime a lasciarlo. Per quanto riguarda appunto l'età, vediamo che molte sono persone molto molto giovani, 6 erano ragazzi tra i 20 e i 29 anni, parlo del 2024 ovviamente, 12 giovani uomini tra i 30 e i 39, quindi la maggior parte appunto sono giovanissime persone. Le prime 2 persone a togliersi la vita a gennaio del 2024 erano 2 ragazzi giovanissimi, Matteo Concetti ad Ancona di 23 anni, morto in una cella di isolamento, Stefano Voltolina di 26 anni a Padova e soffriva di una grande depressione, Giorgia Antinti, 26enne, Patrick Guarnieri, 20 anni, toltosi la vita il giorno del suo compleanno. Per quanto riguarda i luoghi, a gennaio si sono verificati nel giro di una settimana 3 suicidi nel carcere di Poggio Reale, abbiamo 2 suicidi a Teramo, 2 suicidi a Verona. 2 suicidi sono avvenuti, appunto, come dicevamo anche con Matteo Concetti, in celle di isolamento. Per quanto riguarda la nazionalità, il 48% di queste 29 persone era di origine straniera, anche qui, come diceva il professor Gonnella, origine straniera è un mare, però complessivamente questo è il dato. 9 persone soffrivano di problematiche psichiatriche o avevano già tentato il suicidio in precedenza
Emblematica qui è il caso di Alvaro Fabrizio Núñez Sánchez, un giovane uomo di 31 anni in carcere a Torino da pochi mesi e era in attesa di REMS, di essere trasferito in una residenza per l'esecuzione di una misura di sicurezza e invece appunto si è tolto la vita nel carcere di Torino lo scorso 24 marzo. Due persone erano tossicodipendenti, due persone erano senza fissa dimora. Molte persone, 8, che si sono tolte la vita in carcere, erano lì soltanto da pochissimi mesi, alcuni da pochi giorni e alcuni addirittura da poche ore. Questo è il caso di un suicidio avvenuto poco fa a Cagliari, si chiamava Massimiliano Pinna, anche lui era un giovane uomo di 32 anni, ha trascorso una notte nel carcere e la notte seguente si è tolto la vita. Era in carcere per un furto. 4 persone invece erano molto vicine al fine pena. Ovviamente la fase dell'ingresso e la fase dell'uscita dal carcere sono momenti particolarmente delicati in cui bisognerebbe prendersi ancora più cura della persona che arriva o della persona che sta per uscire. Le sezioni dei nuovi giunti, come vengono chiamate, spesso invece rappresentano luoghi dove la persona è praticamente chiusa tutto il giorno in cella, dove si ha raramente contatto con altre persone. Come citava il professor Gonnella, siamo stati poco fa a Regina Coeli, dove esattamente questo è il caso. La sezione dei nuovi giunti è la sezione, diciamo, considerata peggiore dell'istituto, dove ci sono tantissime situazioni complesse e dove infatti l'anno scorso, nel 2023, non voglio creare un'equazione, però sono avvenuti molti casi di suicidi. Regina Coeli l'anno scorso è stato l'istituto con più suicidi, 5, e la maggior parte sono avvenuti in questa settima sezione, dove ci sono situazioni di grande difficoltà e dove ci stanno anche le persone appena arrivate in carcere. Questa è una descrizione, insomma, numerica, poi nel rapporto parleremo anche del 2023 ovviamente e cerchiamo di richiamare molto l'attenzione ovviamente su questo tema, perché dal 2022 ad oggi questa emergenza continua e non sembra fermarsi. Solo in aggiunta su questo, quindi abbiamo letto e siamo, insomma, apprezziamo il tentativo di investire risorse annunciato dal Ministro della Giustizia Nordio in materia di sostegno psicologico. Pensiamo che oltre a questo, diciamo, sarebbe assolutamente necessario che venisse rivoluzionata la vita dei nuovi giunti, che non andassero nelle peggiori sezioni del carcere, ma che l'ingresso debba essere quello più con la presa in carico, spiegare dove sei finito, spiegarlo con attenzione, con cura, dire che non sarai solo lì. E dall'altro lato noi veramente ci appelliamo, lo facciamo da tempo, a tutte le autorità istituzionali e politiche, perché dobbiamo allargare il numero delle telefonate. Non è pensabile che abbiamo un sistema dove il detenuto può telefonare una volta a settimana per 10 minuti. Chi ha dei figli può immaginarsi che questo significa che nel frattempo che è arrivata la sua compagna, la moglie, poi parla dei figli, cioè non ci riesci neanche a parlare. Noi mutuiamo una vecchia pubblicità che le persone anziane come me ricordano, della SIP, quando c'era Massimo Lopez che diceva una telefonata, squillava il telefono mentre stava per essere ammazzato in una condanna a morte, una telefonata ti salva la vita. Ecco, io penso che non è detto, ma se in un momento di disperazione, perché in carcere possono esserci, e non necessariamente, Presidente, perché sei trattato male o perché c'è il sovraffollamento, ma perché c'è lo stigma, c'è il senso di colpa, c'è la vergogna, c'è la solitudine, e quindi se la magistratura non ha obiezioni di natura legata alla polizia, alla questione dei procedimenti in corso, prevedere che ci sia un ampliamento, telefonate quotidiane, veramente non mette a rischio la sicurezza di niente. Grazie. Grazie per l'attenzione, ovviamente. Bene, grazie a voi per questo dettagliato rapporto che ci avete fornito. E diciamo, come commissione abbiamo effettivamente effettuato di recente un sopralluogo a Rebibbia e lì, per quanto mi riguarda, la parte del carcere femminile è abbastanza pesante,
la parte dove la presenza maschile è di un altro livello, dove comunque l'attività quotidiana di coinvolgimento dei detenuti, per quanto abbiamo potuto vedere, è secondo me abbastanza con offerte diversificate, con forse anche professionalità di un certo tipo, al di là della torrefazione, del caffè, comunque c'è anche la parte dove c'è un giornalismo attivo, operativo, dove comunque ci sono una volta alla settimana dei comunicati stampa che vengono pubblicati. Abbiamo visto più biblioteche all'interno della struttura, e quindi anche con delle celle tenute in un modo decoroso, anche grazie al lavoro dei detenuti, perché lì sono riusciti anche a poter conciliare il fatto di poter far lavorare i detenuti nella manutenzione dell'istituto penitenziario. Quindi la parte femminile è quella che lascia veramente con l'amaro in bocca, al di là poi della difficoltà che ci è stata rappresentata dalle due direttrici, che sta nel problema del personale, che è poco, per poter gestire anche il numero di detenuti che sono presenti, e quindi a volte anche la tensione che voi oggi lamentate è un po' il cane che si morde la coda, perché il numero dei detenuti è in sovrannumero rispetto alla capienza, le problematiche con delle patologie anche psicologiche, in alcuni casi psichiatriche, sono in aumento, il personale è sottodimensionato, e quindi è una situazione pesante di per sé. E certo, il lavoro da fare c'è, con la necessità di intervento, ma anche proprio partendo da quello che è un discorso legato alla possibilità di poter integrare queste persone attraverso quello che è il lavoro, attraverso quello che è anche il discorso a cui lei faceva riferimento, la possibilità di studio e quant'altro. Mi taccio, perché sennò prendo troppo tempo ai colleghi. Qualcuno? Allora, collega D'Elia. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'associazione, il professor Gonnella e Sofia Antonella per l'audizione. Volevo fare qualche domanda, poi ringrazio per il lavoro che fanno. Una, conoscendo anche il lavoro e la rivista dedicata alla carcerazione femminile, volevo capire, perché lei ha citato solo casi di uomini che si suicidano, se le donne non si suicidano. Poi l'altra cosa, insomma, che volevo dire, è evidente che la tutela dei diritti umani, anche dei detenuti, è molto legata alle condizioni della detenzione e anche alle politiche, no, che portano poi all'aumento della detenzione. Però volendo, e quindi questo aumento per esempio dei minori è sicuramente il segno di alcune scelte fatte in questi mesi, ma volendo stare solo sulla detenzione, questa disparità, no? Voi avete fatto riferimento al fatto che lo stesso sovraffollamento interviene in modo molto diverso a secondo degli istituti. Com'è possibile? Cioè, io capisco perché questo poi significa che se un detenuto viene spostato da una parte all'altra vive condizioni molto diverse, no? Si è fatto riferimento al fatto che alcuni magari seguono tutto un percorso di studi, poi vengono improvvisamente trasferiti e non riescono a fare l'esame. E quindi qual è la molla, cioè come si può fare per garantire quantomeno una continuità di presa in carico rispetto alla persona e ai bisogni di quella persona e alle cose che quella persona, per esempio, se ha studiato, ha diritto a fare l'esame finale, no, del suo percorso. E poi l'altra cosa volevo capire era questa cosa del lavoro, no? Visto che stiamo facendo questo
anche questo lavoro in particolare sul riconoscimento di quello che fanno e su questa, io non lo sapevo che vengono chiamati scopino, e, cioè, mi sembra una cosa incredibile. E quindi su come si può, se ci sono proprio proposte di modifica delle modalità in cui, cioè delle occupazioni, anche rispetto all'amministrazione penitenziaria, per cui può essere riconosciuto in modo diverso quello che i detenuti fanno. L'ultima cosa che voglio dire, noi abbiamo audito qui, non mi ricordo più come si chiama l'associazione, e abbiamo parlato di Regina Coeli molto, e c'è anche una mozione di Roma Capitale. Io sono molto d'accordo sul fatto che i nuovi ingressi dovrebbero andare in realtà nel posto migliore, no? Proprio perché l'impatto, ma poi in particolare io credo che quel carcere vada chiuso, cioè che non può stare lì, che proprio la struttura sia inadeguata per la funzione che svolge. Quindi c'è una cosa che è già tornata in questa commissione, forse varrebbe la pena di fare una visita come commissione proprio a questa settima sezione che voi avete indicato. Grazie. Grazie, collega Bilotti. Grazie Presidente. Grazie mille per questa testimonianza che avete portato qui oggi. E grazie soprattutto per aver dipinto un quadro che ai più spesso sfugge. Lei durante, quando ci ha parlato, più volte, è come se lei parlasse, a lei è capitato che lei stesse parlando e io immaginassi tipo una tela, no? In cui lei dipinge questo mondo penitenziario. Più di una volta ha tirato in causa gli agenti della polizia penitenziaria, perché spesso quello che ci viene restituito, soprattutto quando ci sono dei gravissimi casi di cronaca, è un mondo contro un altro. Quando chi ha avuto la possibilità di andare in carcere per motivi professionali o durante visite come quelle di cui parlava prima la dottoressa sa benissimo che non è così, perché fa molto comodo contrapporre una parte all'altra. Spesso sono entrambi figli di un sistema che parte, secondo me, da un errore di base, e che è una cosa che è venuta fuori durante un colloquio che abbiamo fatto quando abbiamo fatto questa ispezione di cui parlava la Presidente, e cioè che la società civile vede il carcere come un mondo totalmente a sé, della serie io tolgo questa persona, gli tolgo la libertà, ho risolto il problema, dopodiché piangitela tu. Ed è là che iniziano tutti quanti i disastri, perché c'è una diciamo grossissima difficoltà a diffondere il messaggio che quella sicurezza collettiva, che pure è uno degli scopi della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione, non può essere perseguita nel momento in cui, quando si varca la soglia del carcere, si entra in una sorta di università del crimine. Ora, al di là del fatto che noi abbiamo un compito, abbiamo un onere, che è quello come legislatori di creare leggi che eviti, cioè cerchino di evitare questo genere di, come dire, di smontare questo genere di concetto, che cosa c'è, se c'è, che noi possiamo fare per evitare questo? Perché lei prima credo facesse palesemente riferimento al decreto Caivano, anche perché ho letto il vostro rapporto, ha poi fatto nuovamente riferimento ad un disegno di legge pendente, mi sono appuntata proprio le sue parole parlando di catastrofe penitenziaria, quindi sono tutti interventi che noi possiamo fare scrivendo le leggi e scrivendo gli emendamenti, però io in questa sede consegno a lei e a tutti i presenti la mia preoccupazione per questo, cioè di pensare al carcere come un mondo a parte, siccome purtroppo non ho remore ad ammettere che ho grossa difficoltà a pensare che possa con questo clima diffondersi la cognizione, cioè l'assunto che parliamo sempre e comunque di esseri umani, tant'è che spesso in certi contesti sono stata richiamata che non si dice detenuti, ma si dice persone detenute, perché in questo momento ci si ricorda che siamo, in questo modo ci si ricorda che stiamo parlando delle persone. Cosa si può fare per smontare questo concetto? Cioè il fatto pure nell'opinione pubblica che quello che
avviene all'interno del carcere non è che non è più affare della società civile nel momento in cui si varca quella soglia. Non so se sono un po' emotiva, quindi non so se sono stata chiara nell'esposizione. Grazie. Altri interventi? A voi la parola per la replica. Solo sui suicidi e una precisazione, appunto, sì. Allora, i miei dati sono del 2024. Nel 2024 c'è stato un suicidio di una donna, tra l'altro pochissimi giorni fa, a Bologna. E mentre nel 2022, quindi l'anno diciamo da record, con 84 suicidi, ci sono stati 5 suicidi di donne ed è stato un numero altissimo, soprattutto se messo in relazione appunto con la popolazione detenuta, che è del poco più del 4%. Sì, aggiungo, perché vado diciamo non solo i numeri, alla qualità della detenzione femminile. Abbiamo 4 istituti femminili in Italia e il resto sono tutte sezioni presso istituti maschili, dove nelle sezioni presso istituti maschili le donne, seppur essendo non la co-causa del sovraffollamento, vivono come, diciamo, soffrono del sovraffollamento stesso, nel senso che ovviamente, essendo una sezione dislocata in una struttura maschile separata, capita molto spesso che in quelle circostanze accade che tutte le energie, tutte le attività si rivolgano alla sezione, alle sezioni maschili, che sono in grande maggioranza. Faccio un esempio: se la scuola deve aprire una sua classe, ci vogliono i numeri minimi, lo fa il maschile, e invece poi le donne non apre la sezione al femminile. Allora noi diciamo, in quel caso, alcuni istituti lo fanno, io l'ho visto con i miei occhi, a Pesaro, fategli fare la scuola insieme. Ecco, questa è, perché un giorno quando usciranno si ritroveranno donne e uomini insieme, eh? Non è che diciamo è una cosa così selvaggia farli stare a scuola insieme, si tratta solo di organizzarsi, di superare dei pregiudizi nell'esecuzione della pena, tanto più che ci andiamo di fronte un momento in cui l'amministrazione penitenziaria dovrà, perché la Corte Costituzionale lo ha definito, che il tema dell'affettività sessualità ormai è un tema definito legislativamente con la sentenza della Corte, che dice, e quindi sono temi su cui bisognerà in qualche modo intervenire. Detto questo, sì, purtroppo diciamo non è uno specifico maschile quello dei suicidi, ovviamente vanno parametrati ai numeri assoluti. In ordine di risposta cercherò di essere rapido sulla questione del lavoro. Io penso, e poi lo collego alla questione della cultura penitenziaria, diciamolo così, non penso sia tanto necessario in questo momento innovare legislativamente, perché abbiamo innovato tanto legislativamente nel tempo. Abbiamo una legge voluta dal senatore Smuraglia quando era qui, e che ricordiamo con grande affetto, che aveva proprio pensato alla possibilità di offrire contributi in termini di defiscalizzazione e di sgravi alle imprese che assumono persone in esecuzione penale interna o esterna. Ha funzionato come tutto il sistema nostro, un po' a fisarmonica. In alcuni momenti ci siamo allargati, in alcuni momenti ci siamo ristretti. Io penso che qui quello che serva di più è una valorizzazione dell'esistente, quindi sicuramente una copertura economica di quella legge, ma anche una costruzione, cioè una regia forte a livello nazionale ma anche a livello regionale, che solleciti le imprese a intervenire offrendo lavoro. Ma anche, senatrice, non solo questo, ma anche spiegare all'amministrazione penitenziaria che se una impresa offre lavoro, poi l'imprenditore non può stare 40 minuti alla porta ad aspettare che la gente gli apra, perché tutti quanti siamo d'accordo sulla efficienza, la produzione. Nessun imprenditore è, come si dice, un assistente sociale.
Se vogliamo che vada a offrire lavoro, mettiamolo nelle condizioni di far sì che non sia poi stanco della sua offerta di lavoro, perché altrimenti andrà da un'altra parte, lo farà all'inizio e poi si disincentiva. Ci sono delle grandi e belle iniziative, ha giustamente sottolineato lei, per esempio la torrefazione, e sono iniziative che benemerite, molto importanti, io conosco da tanto tempo quella cooperativa, ma è una cooperativa che avrà una capacità di assorbimento di manodopera molto bassa, perché è una cooperativa che parte dall'esperienza della carcerazione. La cosa bella di quella cooperativa è che chi la gestisce è un detenuto che ha fatto tutte le fasi e adesso si è emancipato dalla sua storia. Ma noi avremmo bisogno, per numeri più alti, che non il non profit, ma che il profit investa. Per fare questo il profit deve essere messo nelle condizioni di operare senza andare in perdita. Ecco, diciamo, questo è il punto sul tema del lavoro. Sui nuovi giunti, il punto, al di là, diciamo, è che in generale, penso al settimo reparto di Regina Coeli, non si devono mettere, ma anche in altri istituti, il nuovo giunto non deve andare nella cella peggio messa, nella sezione dove stanno già i detenuti che hanno problemi psichici, perché lui pensa di essere entrato in un posto che, diciamo, poi alla fine non sarà neanche, cioè che tutto il resto del carcere è meglio. Ma allora perché fargli avere quella sofferenza iniziale? Diciamo, non dappertutto è così, ma laddove avviene noi lo riscontriamo, è una cosa che non è assolutamente accettabile. Veniamo alla questione che secondo me è la questione principale. Non so come rispondere, però questo è un tema. Ecco, diciamo, io no, è la questione principale, perché in realtà quello che io dico sempre, lo dico agli studenti, quando lo dico, per esempio, in un'ultima lezione, ho iniziato dicendo: ma secondo lei, agli studenti, che funzione dovrebbe avere la pena? Ecco, ognuno dice la sua, e in realtà noi di fatto dovremmo costruire un sentimento comune in cui riconosciamo tutti che l'articolo 27 ci dà spiegazione a tutti noi di qual è che deve essere il senso della pena. È stato scritto dai nostri costituenti che avevano avuto l'esperienza della prigionia, l'avevano avuta sulla propria pelle. Cioè, ricordiamoci, quando si va a Regina Coeli, ci sono due presidenti della Repubblica che sono stati lì, Saragat e Pertini. Quindi grandi storie, Giuliano Vassalli che era stato lì, che è il responsabile, diciamo così, della loro evasione. Detto questo, noi dovremmo avere tutti gli operatori interni, ma anche il messaggio culturale e politico che c'è indietro, che ci si riconosca pienamente nel senso della pena, delineato dall'articolo 27 in modo nitido. Cioè che da un lato i trattamenti non devono essere contrari al senso di umanità, è nitido, e dall'altro le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, quindi alla reintegrazione sociale, è tutto molto chiaro. Ed è qualcosa che si rivolge a noi, si rivolge all'opinione pubblica, si rivolge ai media, e quindi quello che per esempio noi ci piacerebbe, diciamo, e penso che abbia quasi più importanza di tante leggi, è che lo sentissimo dire dalle più alte cariche delle istituzioni. Perché se, a prescindere dalle collocazioni parlamentari, a prescindere dalle collocazioni politiche, a prescindere dalle collocazioni istituzionali, tutti dicessimo la stessa cosa, io penso che ci sarebbe anche per l'operatore di base, quello di frontiera, a parte una gratificazione del suo ruolo, una gratificazione sociale e pubblica, ma anche una decostruzione del conflitto. Il conflitto si andrebbe un pochino a ridimensionare. Non sono, invece, molte volte, quando si esarce, il conflitto in termini, anche con parole molto dure, e noi creiamo il conflitto come se il poliziotto dovesse andare lì ad essere che il suo nemico, il detenuto. Ma questo non è colpa del singolo poliziotto, esistono i casi di violenza e di tortura, esistono, non sono la norma, ma esistono, ma non vanno interpretati come semplicemente la crudeltà della persona, vanno interpretati a volte anche come il fatto che si ha una sensazione, una percezione che, diciamo, come posso dire, il ruolo possa essere, una percezione del tutto sbagliata, possa essere interpretato in quel modo.
E invece se tutti noi, io dico, noi ci proviamo, però noi, la nostra voce è molto limitata, ovviamente, questo penso che possa essere importante. E quindi noi per questo vi ringraziamo di questa audizione, perché per la sensibilità dimostrata, Presidente, sul tema, e perché speriamo che tutte le voci culturali e politiche siano tutte, diciamo, come fosse, vadano tutte nella stessa direzione, spiegare quello che è il senso della pena, così come l'hanno scritta i nostri costituenti, che diciamo è veramente nitida nella sua formulazione. Collega Cucchi. Ok, chiedo scusa, ho chiesto se posso perché io non faccio parte di questa commissione, ma insomma, però vengo sempre. Scusa, ecco. Chiedo scusa. Allora, professore, lei diceva all'inizio del suo intervento che ha notato recentemente un aumentare della chiusura del carcere, delle strutture rispetto al mondo esterno, suppongo si riferisse alle attività. Io volevo capire se in base alla sua, alla vostra esperienza, si è data una spiegazione ai motivi di questo e come secondo lei potremmo noi porvi rimedio? Esito di una, diciamo, di una circolare che è stata dell'amministrazione penitenziaria risalente all'agosto del 2022 e che ha avuto applicazione solo molto più recentemente e che ha previsto che i detenuti debbano trascorrere una gran parte, cioè ha risistemato i regimi interni alla vita penitenziaria, e, diciamo, però prevedendo come norma e non più come eccezione, che la maggior parte delle ore i detenuti la debbano trascorrere in cella. Questo ovviamente ha determinato una sorta di cambio dell'organizzazione, quindi diciamo un'organizzazione proiettata a gestire con meno ore la vita fuori dalla cella. La vita fuori dalla cella, che dovrebbe invece essere la vita ordinaria, lo dicono le regole penitenziarie europee, fuori dalla cella, non sto dicendo fuori dal carcere, fuori dalla cella, però non una vita, chiamiamola così, governata solamente da una socialità non regolamentata, da una generica socialità che poi può essere anche complicata da gestire per il personale di polizia, ma deve essere una vita piena di iniziative. E guardate, siamo un paese straordinario, e questa è la cosa che più dispiace, perché abbiamo in Italia un numero di volontari, adesso nel rapporto lo abbiamo censito e lo diremo, ma che è enorme, cattolici, laici, associazioni, cooperative, che però non devono essere interpretate semplicemente come soggetti esterni che, non so come dire, sono occasionalmente impegnati, ma che potrebbero diventare parte nella... ovviamente la regia rimane all'amministrazione penitenziaria, per far sì che quelle ore interne siano piene di vita e di attività. Ci abbiamo la fortuna di avere un'Italia ricca da questo punto di vista, di volontariato, di associazioni, di iniziative, ma di tutti i tipi, di tutti i tipi. Lei non sa quante volte si rivolgono ad Antigone per dire cosa possiamo fare, vogliamo fare aiutarli a studiare, a leggere, però poi tutto va a finire in un imbuto che complicato. Invece riempire la vita in carcere, lo dico, diciamo così, uso questa terminologia, potrebbe essere, per esempio, oltre a far calare le tensioni, perché le persone penserebbero ad altro, ovviamente, potrebbe avere un grande effetto positivo in termini anche di prevenzione suicidaria. Quindi penso che sì, questo dovrebbe essere sport. È chiaro che ci sono i luoghi dove non è facile farlo, però poi iniziative culturali, biblioteca, cinema, ma anche la possibilità di vedersi film. Noi siamo un po' terrorizzati, viviamo in un sistema penitenziario che adesso non lo dico perché non c'entra questa amministrazione e né questo governo, quindi è un fatto che risale. Sì, noi fortunatamente ho incontrato recentemente il sottosegretario e ha detto voi siete i cantori critici da sempre, quindi per questo anche questa volta la incontriamo, perché eravamo anche prima, quindi non siamo, come posso dire, ecco. Ma possibile che noi siamo in un sistema premoderno che un detenuto senza la rete, no? Dobbiamogli la rete, non facciamolo collegare in rete, non si possa vedere un bel film
cioè tutti noi ci pianifichiamo la TV e quello deve stare a guardare quelle orribili trasmissioni pomeridiane che vediamo tu, che cosa potrà mai pensare? Cioè lui lo deculturizziamo così. Diamogli l'opportunità di ascoltare musica, per esempio, nelle modalità in cui l'ascoltano i giovani, di partecipare. Cioè, adesso non dico che non voglio minimamente che poi dice la gente che cosa ne pensa. Mica stiamo parlando della gente cosa ne pensa. Dobbiamo ridurre, e per la sicurezza collettiva tutto questo. Ecco, dobbiamo modernizzare un pochino la vita penitenziaria. E l'ho chiuso. Grazie ai colleghi e grazie nuovamente anche a voi per la vostra presenza qui oggi. Grazie mille, grazie Presidente.